Sì, è stata una bellissima prestazione da parte dei ragazzi e ci tengo a sottolinearla e a fargli complimenti perché anche in relazione all'avversario che avevamo di fronte, che era un avversario ricco di qualità, in un momento estremamente positivo, perché ultimamente stava giocando veramente un gran livello di calcio. E la squadra ha concesso poco, siamo stati solidi, mi sono piaciute anche tantissime costruzioni nella quale abbiamo inibito la loro prima pressione, il pressing avversario, insomma è stata penso una bellissima partita di molti contenuti tecnico-tattici sia da una parte che dall'altra e quindi è un punto chiaramente molto importante in chiave classifica perché ci fa allungare rispetto alla fermana di un punto e soprattutto tiene sempre viva, anche ha accorciato anche la classifica con quelle che erano davanti a noi. Un'ottima fase difensiva, mister. Inclusive visto il termine che si è aiutato parecchio l'uno con l'altro. Poi magari è mancato qualcosina in avanti per mettere la ciliegina sulla torta e chiudere. Sì, perché abbiamo avuto anche delle potenziali situazioni estremamente pericolose, che non siamo stati anche bravi nell'ultima scelta, perché potevamo andare dentro con grande pericolosità. Però è chiaro che ora voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, perché la prestazione da parte di tutti quanti è stata estremamente, estremamente positiva. Mister, tra i migliori Fiorani, non so se concordi, poi l'hai tolto perché l'hai visto parecchio stanco, oppure hai No, l'ho usato qualche tolto cambio? perché aveva i crampi, ma mi ha chiesto il cambio Marco perché condivido la tua analisi perché penso che la prima mezz'ora di Fiorani sia di un livello altissimo. Buonasera, volevo un attimo uscire da questi 90 minuti e farvi una domanda un po' diversa. Oggi poteva esserci lei sulla panchina del Pescara quest'estate, insomma, per qualche settimana, insomma, è sembrato che lei potesse arrivare sulla panchina del Pescara. No, vabbè, ma al di là delle voci del mercato che sono state, insomma, io dopo quello che mi è successo a Caserta, che è stato un fulmine a ciel sereno, in pochissimi giorni ho trovato l'accordo con il Teramo, quindi insomma, non è che il Pescara sono state solamente voci. Si è arrabbiato particolarmente quando nel primo tempo a un certo punto Lombardo e Malocchi si sono persi i polsi per la classica giocata di Rossi di rientrare sul destro. Quella era anche una situazione che avevate preparato proprio per avvicinare il Pescara. Sì, perché l'avevamo preparata, poi è chiaro che nell'emotività della partita, nella situazione, la velocità della situazione di gioco, poi non è mai facile, è successo una volta sola, perché Dursi e Clemenza nel momento in cui aprivano la palla sul loro piede forte, poi si innescavano triangolazioni, andavano a trovare Ferrari che veniva incontro e sa fare tra virgolette da boa per andare poi a mandare dentro gli altri. Quindi quella era una situazione in cui eravamo 2 contro 1 e potevamo tranquillamente orientarlo a sinistra, anche perché se avessero crossato, insomma, andavano un po' sul nostro mondo, perché in mezzo alla difesa avevamo Jacoponi, Soprano, Codro, Mazza, tutta gente estremamente abile nel gioco aereo. Quindi quelli sono piccoli dettagli che però, ripeto, può succedere nella velocità di una situazione di gioco che ogni tanto si concede qualche sbavatura rispetto a quello che avevamo preparato. Quanto c'è di soprano secondo te nella non eccelsa prestazione di Ferrari? Tantissimo, ma c'è tantissimo anche di Jacoponi, di Codromaz, di Lombardo, insomma di Mordini. Insomma, io penso che il reparto arretrato abbia fatto un'ottima partita, anche perché i nostri centrocampisti, i nostri attaccanti hanno svolto una pressione, un pressing sui portatori di palla avversaria importante. Quindi è chiaro che quando le distanze sono molto vicine riesci a difendere d'insieme, poi anche per attaccanti di grande qualità e di grande fisicità come Ferrari diventa difficile. Un altro aspetto importante è che per la seconda volta consecutiva il Teramo mantiene la porta inviolata e comunque il Teramo visto oggi la salvezza sembrerebbe più vicina. Sì, no, ma oggi è un punto importante che ci avvicina a quello che deve essere il nostro obiettivo, che vogliamo con forza. È vero che forse dove siamo mancati col Montevarchi dal punto di vista
temperamentale, di furore agonistico, poi da ragazzi estremamente intelligenti e da gruppo estremamente sano e professionale, hanno capito nelle ultime due partite. È chiaro che se difendiamo così e difendiamo d'insieme, poi diventiamo anche molto più solidi. Mister, a proposito della solidità difensiva, erano mesi che non succedeva che due partite di fila il Teramo non prendeva gol. Quanta autostima dà questo particolare per le ultime cinque partite? Ma più che la solidità difensiva sono le prestazioni che danno autostima, consapevolezza. Anche perché noi dobbiamo continuare a difendere in questa maniera d'insieme, ma dobbiamo anche andare a far male agli avversari, perché in molte situazioni potevamo andare a concludere, magari non abbiamo concluso, abbiamo sbagliato l'ultima scelta. Però mancano poche partite e intanto le nostre prestazioni devono iniziare da questo spirito di fermo e di oggi. Quando hai fatto quei tre cambi, mi sembra prima del ventesimo del secondo tempo, vedendo che il Pescara che riusciva a sfondare, soprattutto quegli inserimenti di D'Andrea e De Grazia, ci ha fatto un pensierino sulla possibilità di vincere? Sì, io avevo la percezione di poter andare a far male anche al Pescara, però è chiaro che sono cambiate un po' le caratteristiche, gli interpreti sono cambiati, era la terza partita in una settimana. E chiaramente il lavoro che fa Rosso o Malotti da esterni puri non lo possono fare De Grazia e D'Andrea, perché De Grazia è una mezzala e D'Andrea è un attaccante, e quindi il nostro modo di difendere è stato un po' diverso, un po' da 5-3-2 diciamo. È chiaro che arrivavamo un po' più tardi sugli esterni, però insomma abbiamo concesso inevitabilmente meno passaggi filtranti, quindi sono stati due modi di difendersi, perché diversi, che però non ci hanno fatto perdere solidità. Ecco mister, mi piace sottolineare un altro aspetto: il Teramo ha dimostrato di stare bene anche fisicamente. Sì, no, ma la squadra, se andiamo a analizzare i dati che abbiamo in possesso, che molto spesso mi avete sentito sottolineare, siamo una squadra che corre tantissimo e anche negli impegni ravvicinati, quindi è sinonimo che il lavoro che i ragazzi fanno quotidianamente, che vi ho spesso rimarcato essere di grande intensità, poi ora ci sta portando dei grandi frutti. Quindi anche Cucurullo recuperi per Rolbia, dicevi ieri? Sì, allora Cucurullo questa settimana è tornato ad allenarsi e spero di riaverlo con il gruppo già da inizio settimana, e quindi conto di averlo per Olbia.